porteranno il vento e la fortuna, dondolando sopra il mio ramo. Non ci ho ancora pensato, e anche se poi io ci penso, non potrò averlo saputo. Per il momento io danzo, fino a quando mi dovrò staccare, e dovunque io vada a cadere, dirò che ho volato. Eden vai, vai, e salte vede tocca al tempo andà, ed è facito ed è parlà col mont, ciape su quel sentier bel imboscà, e ve su scichilò per fa sul cont. Ol piazzò il da solì, chissà perché quanto il mecchior al cante son chilò. Ol vent, i sassarui lo da pe, ol ciel seren, ol sol che passe fo. L'alpeggio per ogni premanese è un elemento imprescindibile della sua vita, potremmo dire, magari esagerando un po', però senz'altro non rappresenta solo un luogo fisico, ma è proprio un qualcosa a cui ci si appassiona sin da piccoli, anzi specialmente i bambini piccoli sono quelli più attaccati agli alpeggi, e diventa un luogo dove si crea una certa intimità. Mio papà, Antonio Bellatti, appunto, con questo luogo, che è proprio l'alpeggio di Solino, provava qualcosa di proprio intimo, ecco. Tant'è vero che la poesia si conclude dicendo che «O spiri in me sarà su in te la croce», quindi sarà proprio in questo luogo, in questa piazzetta belvedere, e dice «E i gen che passe, ai sentiranno os», dice «sentiranno una voce e si guarderanno in giro ma non lo vedranno». Io vi garantisco che quella voce lì la sento. L'alpeggio un tempo era chiaramente una cosa diversa da quello che è oggi. Oggi è un luogo di villeggiatura, di svago, di relax e nello stesso tempo di salvaguardia del territorio, occasione di salvaguardia del territorio. Una volta invece era chiaramente il luogo dove si portavano le bestie per circa 3 mesi e anche qualcosa in più durante la stagione estiva, quella che si chiama la monticazione. Quindi c'era proprio questo rapporto particolare, 9 mesi in paese nei dintorni, in quelli che ancora oggi chiamiamo i Leuc, e 3 mesi invece sugli alpeggi più ad alta quota, sempre a cura chiaramente delle donne e con le loro famiglie, quindi mestiere specificatamente femminile e quindi con i bambini al seguito. E forse è proprio a questo che dobbiamo l'amore che ancora oggi i permanesi provano per i loro alpeggi, perché sappiamo tutti che quello che si ama da piccoli poi si mantiene anche da adulti. Il suo ballo. Qualcuno ha perfetto... Addio montagne che tocca il ciel, con scim sempre svarie ma cogno su. Questa è il toc dell'addio monti in promano. Questo è un esempio di quello che di come il dialetto ancora fa parte del patrimonio permanese. Non è un retaggio storico il dialetto, ma è una cosa ancora viva, apprezzata e utilizzata anche dai più giovani.